Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 10, episodio 109. Histoire comique des états et empire de la Lune. Storia comica degli stati degli imperi della Luna 1655, scritto da Savien Sierano de Bergerac, che immaginò un viaggio sulla Luna. Il testo satirico fu scritto nel 1650, ma venne pubblicato postumo il 28 luglio del 1655. Il link che trovate in descrizione vi porta alla mia bloggata, in cui lo scopo di questa bloggata era di valutare se tra i protoautori di fantascienza era possibile riconoscere delle anomalie fuori contesto storico, oppure delle congruenze tecnologiche tali che all'epoca in cui l'autore le immaginò erano espedienti letterari black box, ma che oggi, diciamo, possono essere, diciamo, gadget di realtà tecnologica terrestre e che quindi nell'epoca in cui furono immaginati fuori contesto storico erano evidentemente tracce di un qualche contatto. Dunque, la sintesi in francese è rintracciabile in Wikipedia e permette di sorvolare rapidamente sulle 115 pagine del testo in francese antico. C'è qualcosa di ufologicamente interessante nel testo di Bergerac? Sì, c'è un'anomalia, è criptica, è intrigante e sospetta. Bergerac va sulla Luna. Tuttavia, ecco, sulla Luna i libri d'uso del popolo dei Seleniti sarebbero stati artefatti diversi rispetto ai libri in uso sulla Terra. Sulla Luna, dove risiede il paradiso terrestre spostato dalla Terra alla Luna dopo Adamo ed Eva, si troverebbe il popolo dei Seleniti, quali avrebbero in uso degli audiolibri. Sì, avete capito bene, audiolibri, podcast, ordinatamente riposti in una scatola a forma di cubo di dado. Sarà mica un Walkman? Vediamo un po'. Ecco, il Bergerac indiscutibilmente sta descrivendo con parole del 1655 un artefatto che noi osservatori del XXI secolo definiremmo un audiolibro, quindi anche un podcast. Nel 1655 furono immaginati gli audiolibri, ma solo nel XX secolo, con la diffusione dei vinili e poi su cassette, su CD-ROM e poi su MP3, furono materialmente costruiti e diffusi come oggetti di privato consumo. Ecco, trovare un libro di protofantascienza del 1655 in cui discute la descrizione tecnologica di un audiolibro è certamente un'anomalia tecnologica. Punto è valutare se le descrizioni del Bergerac sono sufficienti, chiare, esaustive per identificare un artefatto reale e concreto fuori contesto storico, oppure se l'artefatto immaginato contiene degli errori ed era in un qualche modo immaginabile con un'estrapolazione logica usando l'analogia con le informazioni disponibili nel 1655. Ecco, io in questa podcast audio non starò a leggervi tutta la mia bloggata, che se volete la potete andare a leggere cliccando nel link che trovate in descrizione. Io che cosa vi posso dire? Ecco, vediamo un po'. La descrizione funzionale del lettore di audiolibro fisso è imprecisa e frammentaria, lascia aperta a varie interpretazioni plausibili, che però non sono scevre di qualche errore di funzionamento e o di palesi imprecisioni, quindi non può essere considerato come una evidenza sicura. Poi i Seleniti però avevano degli audiolibri per l'uso in mobilità a forma di piccola molla. Ecco, i primi registratori portatili furono gli Walkman, che hanno piccoli parallelepipedi. Poi sebbero ad evolvere in lettori CD-ROM mobili, mentre solitamente di forma a doppio piatto schiacciato, mentre oggi i lettori puri di MP3 sono piccoli come una chiavetta USB, piccoli parallelepipedi. Tuttavia tutti i dispositivi mobili, analogici o digitali, hanno sempre richiesto l'uso delle cuffie, prima wired, oggi anche wireless, con piccoli oggetti appunto da dover indossare sulla testa oppure nelle orecchie per poter fruire la riproduzione audio. Nelle descrizioni del Bergerac però non c'è traccia di descrizioni di cuffie. La fruizione degli audiolibri in mobilità
nella descrizione fornita dal Bergerac, avverrebbe in tempo reale, diffusa da minicasse senza cuffie, come se i lettori ambientali dall'esterno non potessero inficiarne l'ascolto. Ecco, mi pare che nella descrizione dei lettori selenitici di audiolibri mobili a forma di piccola molla vi sia un'evidente incongruenza tecnologica. Il Bergerac, nella sua sagace e fervida immaginazione, si è scordato il problema della riproduzione sonora, un elemento tecnologico palesemente ignorato ed incongruente, che però, ad un'analisi di Lana Caprina, inclina la descrizione tecnologica e funzionale del Bergerac sui presunti artefatti seleniti. Ecco, ma tale dimenticanza è perfettamente congruente con il silenzio di un refettorio benedettino durante l'ora dei pasti, indispensabile per l'ascolto della lettura. Sì, proprio così. L'apparente invenzione degli audiolibri del 1650 sono, a mio avviso, la proiezione futuristica della regola di San Benedetto, mescolata con la fervida immaginazione del Bergerac, che trasforma il lettore umano di libro in un artefatto alieno che sarebbe capace di leggere infiniti libri e riprodurre anche la voce umana. Ma nella razionalizzazione dell'artefatto selenita, il Bergerac si scorda di risolvere il problema del rumore di fondo e quindi delle cuffie. Rumore di fondo che non esisteva però in un silente refettorio benedettino all'ora dei pasti e della lettura. Per cui il problema del rumore di fondo in una riproduzione audio non necessitava di essere risolto dal Bergerac. Per questa ragione io valuto che nel testo del Bergerac non ci siano artefatti alieni fuori contesto storico. Se siete interessati ad approfondire questa bloggata, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima.